tanto piove che finalmente Tamez, centrocampista classe 1994, firmò con il Torino. Nelle prossime ore ci dovrebbero già essere novità riguardo appunto le visite mediche che dovrebbero svolgersi domani, però appunto il Torino si aggiudica un po' con un'accelerata sorpresa il centrocampista classe 1994 dal Verona, prezzo del trasferimento 2,8 milioni di euro pagabili in 2 anni, quindi veramente una forma di pagamento molto 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 caro friendly, che comunque permette al Torino di inserire in squadra un giocatore d'esperienza e che secondo me rappresenta un profilo importantissimo per il Torino. Da quanti anni lo diciamo che manca questa sorta di incontrista al Torino? Dopo Rincon, fondamentalmente, i Granata non hanno più avuto il vero incontrista, quello che sappia avere quelle doti da frangiflutti. E di contro Tamez è molto migliore rispetto a Rincon, perché Rincon di piede era un ferro da stiro, mentre Tamez è anche, certo, non ha un piede sopraffino, ma comunque un giocatore che in primis ha una tenuta fisica devastante. L'anno scorso una sola partita saltata. E poi comunque sa abbinare le doti di incontrista a quelle un po' di spinta. Di spinta, certo, non con una qualità eccelsa, ma secondo me anche a livello di fisicità si potrebbe sposare in modo fantastico con Ricci. Un giocatore che già conosce Juric, che è abituato in quel tipo di configurazione tattica, quindi non solo è un colpo funzionale, ma anche super intelligente. Un centrocampista di 29 anni, nel pieno della sua maturazione calcistica, ma che secondo me può rappresentare veramente un plus per il Torino. Io non penso che sia un qualcosa legato al discorso Ricci. Si è parlato dell'offerta della Lazio che sta sui 20-25 milioni. Caro ne vorrebbe 40, un po' come il discorso di Football Manager, no? Cioè spari veramente cifre improponibili, perché comunque secondo me Ricci non vale 40 milioni, ma anche perché non ha avuto il tempo necessario per dimostrargli questi 40 milioni sul campo. Ma un giocatore che da quando è al Torino è cresciuto in personalità dal punto di vista tattico. Quindi con un Tamez vicino potrebbe essere ancora ulteriormente valorizzato. Grande operazione quindi di Vagnati, in sinergia ovviamente con Sogliano, il DS del Verona. Poi sull'asse Verona-Torino potrebbero essere l'unico scambio, diciamo così, perché da tempo si parla appunto di interesse del Torino per Doig, addirittura sembrava che la scorsa settimana sarebbe dovuta essere quella della conclusione della trattativa, ma alla fine c'è stato un pochino di rallentamento. La trattativa di Tamez completamente scollegata, però magari si può fare una sorta di pacchetto diviso, no? Un po' quando fai un ordine su Amazon, unico, ma ti arriva una parte un giorno, un'altra parte un altro giorno. Quindi magari per il discorso di Tamez, magari Sogliano e Vagnati hanno potuto parlare, magari cercare di limare quelle piccole differenze per Doig. Con tutti i miei dubbi, perché Doig 7 milioni, però poi si fa l'offerta per Pedersen, che è però un terzino destro, però poi si è parlato anche sulla stessa cifra, sui 6-7 milioni per Gudmundsson dell'Ille. Insomma, è un po' una situazione particolare sugli esterni del Torino. Molto passerà sicuramente dalla cessione di Scurs, ma io penso che un affare di questa portata sia veramente importante per il Torino, anche perché inizialmente il prezzo era 3,5 milioni, che se non erro era il prezzo di, diciamo, come caso rescissoria di Tamez. Alla fine 2,8 milioni pagabili biennalmente. Quindi forse ripeto, una soluzione di pagamento che vada a favore del Torino, ma che allo stesso tempo permetta al Verona di incassare dei soldini. Ma soprattutto a livello tecnico, ripeto, un giocatore che
A livello tattico può essere tranquillamente il centrocampista di incursione, diverso da Pobega, attenzione, diverso da Pobega, ma che fondamentalmente può essere una versione 2.0 di Ilic, caratteristiche diverse, però magari Ilic è un po' più cattivello rispetto a Ricci. Quindi ecco, in una configurazione di un rosa di centrocampisti, Ilic, Linetti, Ricci e Tamez sono centrocampisti totalmente intercambiabili, quattro centrocampisti dalle caratteristiche diverse, ma che allo stesso tempo si sposano bene. Ecco, magari due mancini è sempre meglio non metterli, però nel senso, al limite, Ilic potrebbe giocare con Tamez, uno più di incursione, uno più di rottura di gioco. Tamez potrebbe giocare anche con Ricci, uno più rompito di gioco e Ricci un po' più di impostazione. Ricci e Ilic hanno già giocato insieme, Ricci un po' più cattivello a livello di interdizione appunto, Ilic un po' più di impostazione, ma può giocare anche magari un Linetti con Ricci. Magari trovo un po' più difficile l'accoppiata Linetti-Tamez, perché entrambi non hanno grande qualità, quindi o tu in quel caso imposti un gioco magari molto più sulle fasce, molto più sui trequartisti, magari potrebbe essere utile per un'eventualità di giocare contro una big, nel senso, quando vai a giocare contro una big puoi optare di mettere un centrocampo totalmente di rottura, quindi Tamez e Linetti, e magari metti due trequartisti con più libertà di inventare. Avere quattro centrocampisti con tutte le caratteristiche tecnico-tattiche diverse è, ragazzi, come avere un coltellino svizzero. Per cui c'è la diatriba, no? Meglio avere quattro giocatori per due ruoli, ma due e due con caratteristiche uguali, oppure avere quattro centrocampisti di caratteristiche magari un po' più simili ma diversi tutti quanti. È vero che quando hai due uguali, cioè due coppie di doppioni, diciamo così, togli uno e metti l'altro, ma se una coppia di doppioni ad esempio, no, è infortunata, un infortunato, uno squalificato, cosa fai? Giochi con due di rottura o magari due di impostazione? È un rischio sia per l'uno che per un'altra scelta. Averne invece quattro interscambiabili con le coppie, no, che si possono intrecciare, può dare molte più soluzioni. Quindi veramente bravo Vagnati. Ragazzi, io non so che sta succedendo al Torino quest'estate, nel senso che sicuramente la rosa sarà incompleta, sicuramente Juric non sarà soddisfatto al 100% ad ora, però pian piano, ragazzi, si carbura, si carbura. Ora dovesse arrivare Doig e un altro buon esterno sinistro, ragazzi, e date fiducia della Valle in difesa, perché così ti togli l'onere di un investimento ulteriore. Sanabria dovrebbe rinnovare il proprio contratto, quindi non penso che venga, non rientri in ottica Lazio quando dovesse partire Immobile. Quindi insomma, rinnova Pellegri, ti prendi eventualmente un Doig e una riserva come esterno di sinistra, inserisci Della Valle, la cosa diventa interessante. E poi da vedere quello che si farà con Singo, fondamentalmente. E magari in quel frangente tu magari cerchi di piazzare Singo e magari ti prendi un Pedersen. Ecco che magari lo cedi a 8, prendi Pedersen a 5.5-6 milioni, ci fai plusvalenza di 2, quantomeno 2 milioni di euro, te li metti in saccoccia. Ma ripeto, tornando al main concept del video, complimenti, operazione Tamez al Torino, voto 10 per allocation. Bene, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!